adesso entriamo nel vivo della post-produzione dei lenti. Quindi una delle cose più interessanti che ci permette di fare Photoshop è quello di poter prendere un'immagine, di lavorarci sopra, ma al contempo di creare più immagini, più livelli. Cioè è come se al contempo potessimo lavorare su più immagini contemporaneamente, sovrapponendole, modificandole o prendendo solo quelle parti di un'immagine che ci interessano. Workshop perché effettivamente per dare la possibilità a tutti quelli che non possono frequentare i corsi istituzionali che durano dai 6 agli 8 mesi, dare la possibilità di appunto frequentare dei momenti intensivi di fotografia sull'argomento che più piace. Ce ne sono vari che noi abbiamo organizzato adesso con i docenti interni della scuola. Da giugno partiranno anche i master che saranno invece diretti a cura di fotografi internazionali. Abbiamo avuto già Pierpaolo Cito per quanto riguarda il fotogiornalismo e sono delle piccole novità che metteremo in campo fra brevissimo. La fotografia è un momento che può fuggire e quindi fermarlo può diventare testimonianza, può diventare storia, può diventare riprendere un'emozione che in quel momento tu hai provato. Chiaramente tutto questo è corredato poi da un, diciamo, oltre che dall'occhio, anche dal cuore e soprattutto da un background che tu hai e che vuoi trasmettere attraverso le tue immagini. Non c'è un target perché in linea di massima noi abbiamo frequentazioni che vanno dai 15 anni fino ai 60. La fotografia è di tutti, come dicevo prima, la fotografia può essere veramente una cosa che porti nel tempo, quindi chiaramente su alcuni workshop c'è più necessità che sia diretto ad un giovane perché sono espressamente tecnici e degli altri invece che sono veramente alla portata di tutti. Se tu adesso fai la visualizzazione, fai una adatta allo schermo, CTRL ALT 0, oppure adatta allo schermo pigiando qui, no, adatta allo schermo, ok, vediamo la nostra immagine. Come la chiama questa immagine? La chiama sfondo, cioè è l'immagine, il master della nostra foto così come è nata. Non ci serve, questo livello, il livello principale, dà delle caratteristiche peculiari, rimane sempre bloccato, non può essere modificato ed è sempre, se noi immaginassimo le nostre foto da sovrapposte, lo sfondo è sempre quello che sta dietro, perché da lì non si muove più. Cioè immaginatele proprio come dei fogli sovrapposti, uno sopra l'altro. Bene, adesso noi vogliamo fare delle modifiche su questa foto, ma senza dover ogni volta salvare l'originale, poi salvare la modificata, stiamo iniziando una post-produzione.